Torna alla normalità il Consiglio Comunale di Salerno, almeno per la disposizione dei banchi dei consiglieri che sono di nuovo posti linearmente. Un Consiglio Comunale che inizia con un'ora di ritardo, che ha al suo centro l'approvazione dello schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, un punto su cui attaccano le minoranze. 13 milioni di interessi passivi, un mutuo acceso di oltre 25 milioni ed un anticipo di cassa di 155. Se non c'è predissesto, dice Elisabetta Barone di Semplice Salerno, Primavera Salernitana, ci troviamo di fronte ad una situazione grave, a fronte della quale, aggiunge, registriamo anche il paradosso di uno spreco considerevole di denaro pubblico. In un anno come il 2021, in cui per 4 mesi la città è stata praticamente paralizzata perché i teatri sono stati chiusi, i cinema sono stati chiusi, eccetera, eccetera, sono stati viceversa versati ad associazioni culturali, eccetera, 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 milioni di euro, in un momento in cui il bilancio evidentemente soffriva. Allora ci chiediamo quale strategia politica, quale visione della città, perché a fronte di un debito di 170 milioni di euro, di un disavanzo di competenza, che è una cosa gravissima, quali siano le strategie per il prossimo bilancio previsionale. E se la risposta è soltanto la vendita del patrimonio, questo ci dice che siamo davvero in una situazione di non ritorno, perché vuol dire rovesciare sulle future amministrazioni il debito attuale, vuol dire che la città non avrà più respiro, sarà strozzata dagli usurai, che saranno quelli che legalmente compreranno a prezzi stracciati il patrimonio della città. Altro fallimento, dice il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Catello Lambiase, la manutenzione, il decoro urbano, la gestione del verde pubblico. Anche le gare che sono in corso in via di definizione non potranno in un mese recuperare ciò che per un anno non è stato fatto. Questo è intollerabile, i parchi non sono chiusi perché non si taglia l'erba, perché sono pericolosi, perché visto che non si fa la manutenzione possono cadere gli alberi, possono cadere i rami, possono cadere le strutture di legno. E poi la stessa amministrazione, che invece non apre un parco per cautela, voleva invece organizzare dalla sera alla mattina uno schermo per vedere una partita in barba, e anzi, diciamo la verità, creando anche un certo dissidio con la questura.